Francesco Di Antonio, proprietario, comproprietario di Torrevento, che è un'azienda molto importante nelle Murge, quindi figlia di un'altra Puglia, come cita il tuo slogan. Perché è un'altra Puglia quella di Torrevento e quella delle Murge? Sì, un'altra Puglia con la R tra parentesi, un'alta Puglia. Sì, un'alta. Perché, alta, alta Puglia. Ecco. Perché noi della Torrevento rappresentiamo il vigneto più alto in Puglia. I nostri vigneti si sviluppano da 400 a 600 metri sul livello del mare. Quindi non è la Puglia delle spiagge, del club mediterraneo. No, noi nella zona del Castellammonte siamo in altura, lì nevica, io adesso ecco, abbiamo appena finita la neve, una settimana i vigneti proprio sotto la neve a dormire, a riposare e poi riprendono la vegetazione. Ma questa alta Puglia ci dà tantissimi benefici, escursioni termiche importanti, dai 40 gradi, 35 gradi del diurno scendiamo ai 25-20 gradi della notte, quindi dei vini con bella acidità, bella struttura, importante e quant'altro. Poi alcuni vitigni che sono solo vostri, come il Nero di Troia ad esempio, assolutamente. Troia è proprio il vitigno classico. Della zona delle Murge, della nostra terra, quel vitigno che è nato lì sulle Murge, quelle radici che vanno a cercare il loro cibo tra quella roccia stratificata, calcare rocciosa, proprio tipica della Murge. Che sembra quasi il carso, no? Sembrano quelle rocce. Sì, quelle rocce così. Infatti la Murge oggi è diventato un parco, è il parco rurale d'Italia, l'unico, il primo parco rurale d'Italia, dove viene tutelata la ruralità e dove viene messa in evidenza quella tipicità che è proprio nelle pietre, in ciò che esprime la pietra, la roccia, tutte quelle erbe selvatiche, erbe medicali, un paesaggio splendido, un paesaggio. Sì, ma soprattutto in primavera quando fiorisce, perché c'è un periodo di pochi giorni, no? Pochi giorni dove ci sono delle orchidee bellissime, dei fiori bellissimi, il finocchio selvatico che fa dei fiori. Quindi è un punto di contatto fra un clima quasi tropicale che è quello della Puglia del Sud e poi l'altura quindi vengono fuori, sembra di stare sul Kilimangiaro, insomma, praticamente sì, praticamente la grande Puglia. Poi la Puglia si estende, scende, sono 500 km di lunghezza, 830 km di coste, bagnata da due mari, il Mar Tirreno e il Mar Adriatico e Mar Ionio giù appunto nella zona di Taranto. Se scendiamo, passiamo dai 600 metri del nostro vigneto, arriviamo a livello del mare con Negramari, con i primitivi, quindi una regione polivalente ed è anche la regione più ad oriente d'Italia, questo piace dirlo, perché che se ci mettiamo in Otranto è molto più a oriente di Vienna ad esempio, molto più a oriente di Vienna, perché l'Italia è comunque inclinata rispetto all'asse europeo e questo è molto bello ed è un trampolino di lancio per l'Oriente. Infatti tra Lecce e Torino c'è quasi un'ora di fuso orario, quasi un'ora di fuso orario, pensa che cose particolari che ci sono. Sì. Qui abbiamo il Vigna Pedale che è la tuo Castel del Monte riserva. Castel del Monte è proprio il centro della Murgia, ma soprattutto è dove c'è quello spettacolare castello, che poi chissà se era un castello o meno, Maestoso. Di Federico II di Svevia. Ci sono tante. Che sembra un monumento templare, sembra Stonehenge, no? Esatto. È un monumento comunque tutelato dall'UNESCO, è uno dei monumenti più visitati d'Italia, oltre 500.000 visitatori, e a me piace ricordarlo anche a noi italiani, a tutti noi italiani, che è presente sul centesimo dell'euro l'effigie di Castel del Monte, quindi tra quei monumenti proprio messi in evidenza anche sulla moneta che circola in Europa. Spesso noi italiani questo non lo sappiamo. Un centesimo. Ha il suo valore. Sì, certo. Ecco, il suo valore. Come diceva Paperone dei Paperoni, coi sens che si fanno. Coi sens che si costruiscono i castelli. Certo, i castelli. Certo. E quindi non è un caso che il Castel del Monte sia rappresentato lì sul centesimo. Ecco, e il Vigna Pedale, però, il tuo Castel del Monte, è stato uno dei vini più premiati d'Italia quest'anno. Sì, uno dei vini più premiati d'Italia, non è solo quest'anno, già da qualche anno, e per noi è il vino della passione, il vino dell'amore, il vino su cui veramente si è creata Torrevento. Nel lontano 1994, ormai lontano, quindi oltre 20 anni fa, è stato il Vigna Pedale la prima bottiglia ad essere imbottigliata al mondo intero, quindi presentata al mondo intero con Nero di Troia, il vitigno in purezza al 100%. Perché il Castel del Monte in realtà prevede anche un po' di aglianico. Prevede anche un po' di aglianico, in realtà prevede il 30% di vitigni complementari, cioè a bacca nera, però ecco la prima bottiglia, la prima azienda che ha usato, usato imbottigliare Nero di Troia in purezza è stata Torrevento. Perché ha usato?
Perché? Perché questo nero di Troia ha questi tannini belli, spigolosi e quant'altro, che se non si sta attenti in una tecnica di vinificazione assolutamente rispettosa del vitigno stesso, però molto rigida in taluni passaggi, si rischia di avere vini un attimino scordinati. Ma se si riesce a domare al meglio il tannino di questo vitigno, che poi lo lanci in una longevità perfetta, si hanno dei vini elegantissimi, dei vini armoniosi, certo, un frutto bellissimo con una caratteristica importante di spezie. Quindi nero di Troia, ma anche altri, anche Bombino Bianco, anche Bombino Nero, un altro vitigno importante che proprio quest'anno, l'anno scorso, ha ottenuto la DOCG Rosato Doccas del Monte, ed è l'unico rosato in Italia di certe dimensioni ad aver ottenuto la DOCG, dimensione di origine controllata e garantita. Potrebbe non vuol dire nulla, ma è quel particolare pregio, quel piccolo riconoscimento che dà lustro a un vitigno che per tanti anni è stato un rifornimento, a me piace dire, dei rosati a livello nazionale. Benissimo, quindi abbiamo fatto questo fantastico mosaico rispetto a quello che è la situazione della Puglia e soprattutto dell'Alta Puglia, quella delle Murge. Quindi a questo punto non mi resta che ringraziarti di essere stato con noi e salutarti. Grazie, grazie Daniele, grazie a tutti quanti voi e buon vinitino a tutti.